Ragazzi, sono Simona Vallarino, docente di matematica e fisica di Corvo Formazione. Abbiamo qui davanti l'attesa prova di medicina statale del 2019, gli 8 quesiti di matematica e fisica. La prima novità è sicuramente la presenza di un numero più elevato di domande di matematica rispetto a quelle di fisica. E prima di commentare, vorrei anche fare reso conto di quello che è il livello di difficoltà. Analizzando i quesiti, possiamo dire che sono tutti argomenti che abbiamo già visto, sia nella parte teorica che nella parte più pratica delle simulazioni, sicuramente però con un livello, direi, medio-alto di difficoltà. Allora, partiamo dal quesito 53, un quesito di probabilità. Ci dice che Michele nel suo cassetto complessivamente ha 10 paia di calze. Alcune sono a righe, altre a pois e altri a scacchi. Scegliendo a caso un paio di calze dal cassetto, la probabilità che trovi un paio di calze a righe è 0,4. Ne consegue immediatamente che la probabilità di trovare un paio di calze non righe, quindi pois o strisce, ma diciamo più genericamente non righe, è il complementare, cioè corrisponde a 0,6. Sappiamo anche che però la probabilità che trovi un paio di calze a pois è doppia di quella che trovi un paio di calze a scacchi. Quindi possiamo pensare di prendere questo 0,6 e di fare una divisione per parti. Se abbiamo una probabilità di trovare calze a pois doppia rispetto a quello che trovi un paio di calze a scacchi, lo 0,6 verrà diviso in 3 parti, di cui 2 corrispondono alle calze a pois e una sola alle calze a scacchi. Queste 3 parti varranno ciascuna 0,2, quindi avrò una probabilità di 0,4 di trovare calze a pois e 0,2 di trovare calze a scacchi. La domanda è proprio la probabilità che estraendo un paio di calze dal cassetto, Michele trovi quelle a scacchi. Quindi corrisponde al numero di 0,2, ovvero in frazione un quinto. Risposta D. Andiamo avanti col quesito 54, un quesito di goniometria. Allora, quale tra le seguenti espressioni di K rende vera questa identità? Seno alla quarta di alfa meno coseno alla quarta di alfa uguale a K. Dobbiamo trovare appunto il valore di K in modo tale da rendere vera l'identità rappresentata. Inizierei dal notare che seno alla quarta di alfa meno coseno alla quarta di alfa è una differenza di quadrati, possiamo vederla come differenza di quadrati e quindi riscriverla come seno alla seconda di alfa più coseno alla seconda di alfa che moltiplica seno alla seconda di alfa meno coseno alla seconda di alfa. Seno alla seconda di alfa più coseno alla seconda di alfa mi dà 1, proprietà teorema fondamentale della goniometria, che moltiplica seno alla seconda di alfa meno coseno alla seconda di alfa. Il seno alla seconda di alfa lo possiamo vedere come 1 meno coseno alla seconda di alfa. E di seguito riscriviamo coseno alla seconda di alfa. Quindi avremo 1 che moltiplica, aperta tonda, 1 meno 2 coseno alla seconda di alfa. Dimenticandoci ovviamente del primo 1 che non va a variare il risultato di questa parte della nostra equazione, soffermandoci solo sulla parentesi, possiamo notare che dentro alla parentesi c'è quello che corrisponde al coseno di 2 alfa, quindi alla formula di duplicazione del coseno, semplicemente cambiato di segno. Conosciamo infatti coseno di 2 alfa come corrispondente a 2 coseno alla seconda di alfa meno 1 e qui ritroviamo i segni invertiti, quindi questo corrisponde a k con un valore di meno coseno di 2 alfa. Andiamo al quesito 55, questo era molto molto semplice, un quesito di geometria analitica, scusate Euclidea, ma molto semplice. Abbiamo un quadrato la cui area è minore di 81 metri quadri. Siccome l'area del quadrato corrisponde alla formula del lato al quadrato, possiamo dire allora che il lato di questo specifico quadrato sarà sicuramente minore
della radice di 81 metri quadri, cioè minore di 9 metri. Passando dal valore ipotetico del lato al valore del perimetro, siccome il perimetro del quadrato è dato da 4 volte il lato, possiamo dire che il perimetro sarà minore di 9 metri moltiplicati per 4, cioè minore di 9 metri. Quindi minore di 9 metri per 4, 36 metri, è sempre minore di 36 metri. Procediamo. Quesito 56. Assegnate le due funzioni, dove f di x corrisponde a e elevato alla x alla seconda, mentre g di x è uguale a e alla x tutto alla seconda. Quale delle seguenti affermazioni è vera? Allora, in questo caso si poteva partire andando ad analizzare le varie risposte. Notiamo, andando a valutare le varie risposte, che il quesito si interroga fondamentalmente sul quando queste due funzioni hanno lo stesso valore. Allora, iniziamo andando a valutare effettivamente quando è che queste due funzioni, che sono palesemente diverse, perché uno ha e elevato alla x, a sua volta elevato alla seconda, mentre g di x corrisponde a e alla x tutto alla seconda, ovvero a e alla 2x. Andiamo a valutare quando queste due funzioni possono essere equiparate. Quindi e alla x alla seconda quando è uguale a e alla 2x. Ho utilizzato in g di x la proprietà delle potenze, potenza di potenza, per cui gli esponenti li ho moltiplicati, e alla 2 per x. Questa equazione è vera quando gli esponenti sono uguali, cioè quando x alla seconda è uguale a 2x, cioè quando x alla seconda meno 2x uguale a 0. Risolviamo questa equazione utilizzando il teorema dell'annullamento del prodotto, raccogliendo una x che moltiplica x meno 2 uguale a 0. Da qui ricavo le due soluzioni di questa equazione, x uguale a 0 e x uguale a 2. Per cui hanno lo stesso valore se x è uguale a 0 oppure se x è uguale a 2, risposta B. Andiamo un attimo a vedere le altre, escludiamo la prima. Hanno lo stesso valore solo per x uguale a 1? Direi di no, nemmeno per x compresi, perché i valori sono 2, non è un intervallo di valori. Non sono mai uguali? No, sono uguali per ogni x reale, nemmeno. Faccio spazio. E andiamo al quesito 57. Il quesito 57 poteva essere risolto prima di tutto andando a riscrivere in un modo diverso l'equazione di partenza, cioè vedendo il 9 alla x come 3 alla 2x, poi meno. Qui riscrivendo il 3 alla x più 1 come 3 che moltiplica 3 alla x. Come vedete, il passaggio è matematicamente corretto. Nel dubbio si può fare un tentativo e provare a fare a ritroso. 3 per 3 alla x per la proprietà delle potenze è un prodotto di potenze con stessa base, nel quale vado quindi a sommare tra di loro gli esponenti, ottenendo appunto 3 alla x più 1. Portiamo a questo punto anche il 2 dall'altra parte dell'uguale. Quindi 3 alla 2x meno 3 per 3 elevato alla x più 2 uguale a 0. A questo punto imponiamo 3 alla x uguale a t, facendo quindi un cambio di variabile, riscrivendo quindi l'equazione come t alla seconda meno 3t più 2 uguale a 0. Ci viene fuori un'equazione di secondo grado in t che andiamo a risolvere. T allora sarà uguale a meno b più o meno la radice di b alla seconda meno 4ac fratto 2a, cioè sarà uguale a 3 più o meno 1 fratto 2. Quindi una delle due soluzioni sarà 3 più 1, 4 diviso 2, 2, l'altra soluzione sarà 3 meno 1, 2 diviso 2, 1. Abbiamo trovato le due soluzioni di t, che sono 2 e 1, ma noi vogliamo trovare la soluzione di x. Se t è uguale a 1, significa che 3 alla x è uguale a 1. 3 elevato alla x è uguale a 1 quando l'esponente x corrisponde a 0. 3 alla 0 ci dà 1. T è uguale a 2 quando 3 alla x
è uguale a 2. Come facciamo a risolvere un'equazione di questo tipo? Abbiamo bisogno di ricorrere al logaritmo. Logaritmo in base 3 di 2 è uguale alla nostra incognita x. E infatti, provate a applicare la definizione di logaritmo, è quell'esponente x da dare alla base 3 alla x, per ottenere uguale che cosa? L'argomento che è 2. 3 alla x uguale a 2 è esattamente quello che ci esce dalla risoluzione di questo logaritmo. Quindi i valori di x sono 2, x uguale a 0 e x uguale a logaritmo in base 3 di 2. Risposta E. X uguale a 0 e x uguale logaritmo in base 3 di 2. Risposta E. Passiamo a questo punto, dopo le 5 domande di matematica, alle restanti domande di fisica. Anche queste, come dicevo all'inizio, tutte su argomenti già visti, con un livello di difficoltà comunque medio-alto, soprattutto nel modo in cui, sono state scritte. La domanda numero 1 era una domanda sulla temperatura di equilibrio che poteva essere risolta con una delle formule studiate per trovare la temperatura di equilibrio. Abbiamo due oggetti che hanno stessa massa e che in contatto termico costituiscono un sistema isolato. Sappiamo che la temperatura iniziale degli oggetti è T gradi Celsius e 0 gradi Celsius. Non ci sono cambiamenti di stato e ci viene chiesta appunto la temperatura di equilibrio raggiunta. Se il calore specifico dell'oggetto più caldo è 9 volte quello dell'oggetto più freddo. Quindi impostiamo la formula della temperatura di equilibrio che vado a utilizzare quando ho oggetti differenti, quindi con diverso calore specifico, diversa massa e diversa temperatura. E quindi utilizzo massa 1 per calore specifico 1 per temperatura 1, più massa 2 per calore specifico 2 per temperatura 2. Diviso massa 1 per calore specifico 1 più massa 2 per calore specifico 2. Questa è la formula teorica studiata. Adesso andiamo a riempirla con i dati che ci vengono forniti dal quesito e scriverò qui sotto, utilizzando lo spazio del quesito 59. Temperatura di equilibrio uguale. Allora, intanto per cominciare, possiamo notare come la temperatura 1 corrisponda a T gradi Celsius, la temperatura 2 a 0 gradi Celsius. Quindi vedo immediatamente che al numeratore uno dei due addendi di quella somma lo posso direttamente eliminare, perché avrò una m per c per 0. Mi rimane soltanto m, c e t. M, c1 che posso scrivere come 9 volte il calore specifico dell'oggetto che era a temperatura più bassa, cioè quella che era a 0 gradi. Quindi la chiamo 9C2 per la temperatura 1 che chiamo T gradi Celsius. Quindi M per 9C2 per T gradi Celsius. Fratto. Adesso al denominatore raccolgo M1 e M2 perché in realtà, siccome le masse sono identiche, le potrei chiamare m ed m. Scrivo m che moltiplica. Dentro la parentesi, avendo raccolto, avrei c1 più c2, però c1, come già fatto al numeratore, la chiamo 9c2 più c2. La massa che c'è al numeratore si elimina con m del denominatore. Al numeratore mi rimane 9c2 per T gradi Celsius, tutto diviso 10C2. Quindi il fattore C2 e C2 lo posso togliere, mi rimane 9 decimi, cioè 0,9, che moltiplica T gradi Celsius. E quindi la risposta è la A, 0,9 che moltiplica T gradi Celsius. Domanda a questo punto 59 sulle resistenze.
Sì, R1 la resistenza equivalente a una connessione di tre resistenze uguali di valore X, di cui una è connessa in serie con le altre due connesse in parallelo. Inizio a fare il disegno di questa prima situazione. Quindi abbiamo una resistenza messa in serie con le altre due in parallelo. Sono tre resistenze uguali di valore X, quindi prima di tutto andrò a unire le due resistenze in parallelo, che se vi ricordate, siccome sono resistenze che hanno lo stesso valore che appunto X, possono essere calcolate in modo rapido semplicemente facendo X mezzi, quindi il valore di una resistenza diviso il numero di resistenze. X mezzi è il totale di queste due resistenze in parallelo. X mezzi andrà sommato col valore della resistenza che è in serie, quindi farò X più x mezzi, ottenendo 3 mezzi x. Quindi questo è il valore totale del primo circuito, della prima situazione descritta, quella che chiama R1. Lo scrivo qua, R1. Andiamo avanti perché invece R2 è la resistenza equivalente a una connessione di tre resistenze uguali, che questa volta chiamiamo y, di cui una è connessa in parallelo con le altre due connesse in serie. Quindi la situazione che ci fa arrivare a calcolare R2 è questa. Ho una resistenza in parallelo con due resistenze messe sull'altro filo in serie. Quindi nel filo di sopra c'è una resistenza, nel filo di sotto ci sono altre due resistenze messe in serie. Allora, che cosa dovrò fare? Parto dalle due resistenze in serie, si chiamano Y, quindi Y più Y, le due resistenze in serie insieme mi danno 2Y. Questo valore va calcolato in parallelo con l'altro valore della resistenza Y, quella appunto messa in parallelo. Quindi qui utilizzerò la formula delle resistenze in parallelo. 1 su y più 1 su 2y. Il denominatore comune è 2y. Al numeratore scriverò 2 più 1. Quindi ottengo 3 su 2y. Vi ricordo che questo è 1 su R2. Bisogna sempre fare poi alla fine il reciproco e quindi troverò R2 facendo il reciproco di questo risultato, cioè 2 terzi y. Quindi ricapitolando, R1 è 3 mezzi x, R2 è 2 terzi y. La domanda è quale relazione deve intercorrere fra x e y in modo che R1 sia uguale a R2. Quindi andiamo a equiparare R1 ed R2. 3 mezzi x, che è appunto R2, voglio che sia uguale a 2 terzi y. Ora, andando a vedere le risposte, a primo impatto non ci è chiaro se vuol sapere x uguale o y uguale, quindi quale delle due variabili vuole che io vada a esplicitare. Comunque, partiamo a esplicitare x e vediamo se il risultato, lo ritroviamo nell'elenco. Se io voglio isolare x, dovrò fare 2 terzi y per 2 terzi, in modo tale da liberarla x, e quindi otterrò 4 noni y. Quindi io so che una relazione che posso scrivere è x uguale 4 noni y. E andiamo a vedere ed è esattamente la risposta B, x uguale 4y fratto 9. Ci rimane l'ultima, la domanda 60, che era sicuramente la più semplice.
Considerate due masse isolate, M1M e M22M, se F è il modulo della forza gravitazionale agente sulla massa M1, qual è il modulo della forza gravitazionale agente sulla massa M2? Allora, questo quesito era semplice e rapido, ve lo posso spiegare in due modi. Partiamo dalla formula della forza gravitazionale che ci dice che questa forza gravitazionale è uguale a G, che è la costante di attrazione gravitazionale, per M1, quindi la prima massa, per M2, seconda massa, diviso la distanza delle due masse alla seconda. Questa è la formula. Ora che voi decidiate che M1 corrisponde a M e M2 a 2M, quindi che voi stiate calcolando la forza che M1 esercita su M2. O che voi vogliate calcolare al contrario la forza che M2 esercita su M2, M1 e quindi che al posto di M1 mettiate 2M e M2M, ovviamente il risultato della forza non cambia. State andando a decidere un ordine diverso di numeri da mettere al numeratore e di moltiplicare tra di loro. M per 2M o 2M per M è esattamente la stessa cosa. Per cui in un modo o nell'altro io trovo sempre come risultato F. Questo è il primo modo per spiegarvela. L'altro metodo è quello di ricorrere al terzo principio della dinamica, principio di azione e reazione. Se M1 esercita F su M2, M2 reagisce esercitando su M1 esattamente F. Risposta A. Spero di essere stata chiara, vi saluto e vi faccio ancora un in bocca al lupo. Grazie.